Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui parleremo del nuovo disco di Guè Pequeno, Vero, uscito a giugno e a distanza di qualche mese, dopo che me lo sono ascoltato per bene, farò la recensione oggi e la farò diversamente da quelle prima. Allora, la dividerò in due parti. La prima, che è questa, in cui parlerò un po' più dettagliatamente delle posizioni dalla decima alla quinta, e poi in un secondo video che trovate in descrizione il podio con quindi le prime cinque canzoni e il perché, tutto spiegato più dettagliatamente, insomma. Direi di partire subito con la decima posizione, che è Squalo. Allora, Squalo è un pezzo che secondo me poteva anche, meritava anche solo una recensione per solo questo singolo, perché se devo essere sincero, la prima volta che l'ho sentito proprio non mi è piaciuto. Zero, infatti non l'avevo manco ascoltato più di tanto. Poi, dopo un po', quando ho preso il disco, me lo sono ascoltato un po' meglio. E una volta che te lo ascolti più dettagliatamente, in effetti non è così male. È un buon pezzo perché il beat è proprio da americano, quindi roba molto fresh che non c'è solo in Italia, ma la puoi trovare veramente nei migliori pezzi rap americani. Quindi vabbè, ma il beat nessuno, non l'avevo mai messo in dubbio che è un beat molto forte, molto bello, diciamo moderno anche per come fanno ora i pezzi rap in America. Le metafore, ecco, forse le metafore sono un po' troppo forzate, perché ci sono più di metafore nel pezzo, per esempio squalo in se stesso, che non sono cose che si dicono tutti i giorni, e quindi magari, ma poi mi sbaglio, magari forzarle in questo modo, nel senso che dare pure un titolo a una canzone e comunque non spiegarle benissimo, perché la canzone te la devi ascoltare un paio di volte prima di capire che squalo sarebbe la gente delle popolari, cioè si considera un animale molto forte lo squalo, e quindi paragona delle persone agli squali, nel senso che si deve essere forti, eccetera. Quindi non è una cosa che viene subito e magari è un po' troppo forzata, anche se a me devo dire le metafore piacciono sempre un sacco in qualunque pezzo rap che ci sia. Quindi questo era Squalo, decima posizione. Nona posizione, Occhi su di me con Maruego. Allora, questo pezzo sta nella versione deluxe, quindi non so se tutti di voi hanno la versione deluxe o meno, comunque erano solo due o tre pezzi in più nella deluxe, penso, ma poi ne parlerò magari più dettagliatamente. Intanto, Maruego e Guè è già il loro secondo pezzo in questo album assieme, e penso che siano veramente una buona coppia, perché Maruego ha un po' lo stile di Guè Pequeno, anche se Guè Pequeno è uno stile molto diverso, molto suo. Però comunque Maruego piano piano si sta facendo sempre più notare anche nella scena milanese, quindi con i Dogo. E sì, il flow di questa canzone è molto veloce, e questo mi piace, devo dire, della canzone. Magari anche la cosa che mi piace di più, che ha un flow molto veloce. Però il testo, devo dire, non è proprio il massimo, ovviamente, perché di solito o il testo è molto buono, o il flow un po' di meno, o il contrario, tranne nei pezzi veramente buoni. Quindi in questo caso il testo di tutti e due i rapper non è proprio il massimo, però Maruego devo dire che mi è piaciuto di più in questo pezzo, perché penso si sia veramente impegnato di più rispetto a Guè Pequeno. E questo pezzo è anche gangsta, ma non troppo, che è una cosa che mi piace, devo dire. Quando, vabbè, il rapper dice che è migliore, cioè tutte le cose che stanno nel gangsta, però comunque rimane abbastanza calmo, se si può dire, non è esagerato, ecco. Poi all'ottava posizione, Signora. Pure questo è un pezzo nella deluxe, quindi purtroppo magari per quelli che non hanno preso ci sono due pezzi belli nella deluxe, e devo dire che a me personalmente me l'hanno dato il disco, me l'hanno prestato, me l'ha prestato un amico che si era preso la deluxe.
quindi io questi pezzi li ho avuti così. Però io sono sempre stato contro le versioni deluxe, perché penso che un disco deve essere un disco per tutti, cioè che tutti sentano la stessa cosa. Fare molte versioni del disco dove devi pagare un po' di più per avere due pezzi in più, che magari poi sono anche forti, e non mi sembra molto giusto. Mi è anche magari un po' una trovata, ecco, commerciale, anche fare due versioni del disco. Ma cioè, non ne sto dando una colpa in particolare a Guè, perché lo fanno un sacco di artisti. Volevo solo dire che a me questa idea non mi è mai piaciuta tanto. Però comunque, parlando del pezzo, è molto divertente. Il ritornello mi piace molto, perché è una cosa semplice che puoi cantare in qualunque momento senza nessun autotune o roba del genere. Quindi il ritornello è molto semplice, però appunto, come tutta la canzone, penso che il fatto di essere semplice la rende migliore, perché arriva subito il messaggio, cioè un messaggio divertente senza girarci attorno, fa delle rime molto divertenti, e quindi mi piace per questo motivo. E anche la base è molto originale, non assomiglia ad altri pezzi, cioè devo dire base originale. E secondo me vorrei vedere il video di questa canzone, secondo me sarebbe una cosa interessante vedere cosa fanno per video di questa canzone. Poi settimo posto, Tu non sai, sempre con Maruego e Joke, rapper francese. Allora, in questo pezzo c'è un ritornello pazzesco, penso uno dei migliori ritornelli rap di sempre, perché il ritornello, non so perché, magari è anche una cosa personale, ma anche quando lo ascoltiamo con gli amici, il ritornello proprio è fatto benissimo. Che ti gaga, eccetera. Quindi complimenti a Maruego, perché lui che ha fatto Maruego e Joke. Ecco, Joke ha fatto bene il ritornello, ma il resto della canzone non si capisce veramente niente. Anche perché, per esempio, io lo parlo il francese, eppure per uno che parla il francese o anche degli amici francesi, proprio non si capisce cosa sta dicendo. Ok, c'è tanto flow, magari va molto veloce, eccetera, suona magari anche bene, però a me è sempre stato più importante il messaggio della canzone piuttosto che altre cose. Quindi Joke, ma non mi è piaciuto in questo pezzo. Maruego e Guè, ok, ma non hanno fatto niente di spettacolare. Quindi il testo in sostanza è povero, però con un flow anche Maruego e Guè buono, devo dire. Ora, una cosa che mi sarebbe piaciuta in questo pezzo è, al posto di Joke, Luque. Secondo me Luque, mi è venuto in mente, in questo pezzo l'avrebbe spaccato completamente. Mi sembra un pezzo adatto per Luque, con questo Tu non sai, quindi questo oggetto di mistero che Luque riesce sempre a interpretarlo molto bene. Per esempio, mi ricorda quella canzone del disco di Mad, NLS, che è un po' simile, perché non lo sai nemmeno, tu non sai, dove Luque ha spaccato tutto. Quindi mi sarebbe piaciuto vedere Luque in questo pezzo. E poi alla sesta posizione, Pappone. Allora, a differenza degli altri pezzi, questo pezzo ha un ritornello forzatissimo, perché veramente ripete Pappone tipo 10 volte e non ci sta, secondo me, col pezzo. La parola Pappone, che lì per sé non è questa grande romanticità, infatti, però il pezzo non si capisce se è più sulla linea romantica o più su una linea di arrabbiatura. E anche, magari forse il titolo non è proprio adatto, doveva inventarsi un altro titolo che c'è più appropriato, magari anche. E però devo dire, questa canzone è anche un po' misteriosa, perché almeno io non ho capito se il messaggio, cosa ci vuole dire, se è in una versione positiva o in una negativa. Che ci sono dei pezzi della canzone dove dici ok, questa ragazza l'ha fatta arrabbiare, cioè tra degli altri dove invece sembra che gli manchi. Quindi è un pezzo normale, in fin dei conti. Allora, questa era la prima parte della recensione. Andatevi a vedere la seconda. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!